Buongiorno, buongiorno, siamo a Catania, centenario dalla nascita di Don Milani, un momento importante, hanno parlato, sono intervenuti diversi presidi, anche la dirigente scolastica Giovanna Muggione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, preside, lei innanzitutto ha raccontato un po' il suo excursus per diventare dirigente, ce lo riassume in un minuto? Sì, io ho fatto il concorso nell'84 nella scuola dell'infanzia e ho superato questo concorso e nell'87, studentessa al terzo anno di medicina e chirurgia, mi trovo un bel giorno ad affrontare questi pargoli della scuola dell'infanzia e sinceramente non ero preparata né diciamo formalmente ma neanche psicologicamente ad affrontare questi bambini. Inizialmente volevo rifiutare. Poi man mano che entravo in classe, li vedevo, ho capito che dietro di loro c'era un mondo meraviglioso, perché questi bambini erano avidi di ascoltare le favole, le fiabe, perché magari a casa non li ascoltavano. E questa scuola era il famoso Parco Verde di Caivano. Questo periodo, diciamo, che ha formato la mia vita e anche la mia carriera professionale, in quanto io dopo la laurea, che l'ho conseguita poi nel 92, ho deciso di rimanere nella scuola, perché ho capito che questi ragazzi avevano bisogno di persone che si prendessero cura di loro. Laurea in medicina? Medicina e chirurgia, laurea con 110 lode. Conseguita col massimo di voti. Sì. E credo che possiamo dire che l'unica preside d'Italia laureata in medicina? Non so se ce ne è sono altri, ma se ce ne sono altri saranno pochissimi. Quando mi sono laureata, poi anche esercitato la mia professione, perché questa è compatibile, la docenza, certo, è compatibile con la libera professione. Dirigente. Più ci stavo con questi bambini, più mi innamoravo di loro, perché poi quando loro c'è quel legame affettivo, si legano, perché questi bambini non avevano nulla, non avevano persone che si prendessero veramente cura di loro, quindi avere dei docenti per i quali loro erano importanti era fondamentale. Poi nel 2007 ho fatto un concorso come dirigente scolastico, sono diventata dirigente, ho iniziato prima a pagare, poi alle Salicelle di Afragola, sono stata a Giugliano e adesso sono tornata, ecco, ad Afragola. Lei durante il suo intervento ha detto che è fondamentale coinvolgere i ragazzi, i bambini e le famiglie, anche per combattere la dispersione. Voi come riuscite a fare questo? Allora, i ragazzi devono sentirsi protagonisti di un percorso, quindi i ragazzi, quando noi abbiamo attivato tutta una serie di progetti, ovviamente con un gruppo di lavoro molto che ho creato intorno a me, di docenti ma anche di SGA, collaboratori scolastici, quando si crea questo gruppo di lavoro poi si parte e si vanno a identificare le modalità di intervento. Abbiamo capito che se noi caliamo dall'alto questo percorso non viene molto preso, recepito. Se invece i ragazzi, i bambini si sentono parte di questo percorso, vengono coinvolti di più. In che modo? Loro erano più che fruitori, anche organizzatori dei percorsi, dei progetti, e alcuni di loro dovevano anche monitorare i risultati, quindi loro si sentivano responsabili anche dell'andamento degli altri, dei coetanei, quindi un peer to peer, diciamo, molto così rudimentale. Certo. Tale, certo, ma che ha funzionato. Senta, ha anche parlato di una accennato a dei corsi professionalizzanti, nel senso che sono state istituite due figure, l'estetista e l'esperto informatico, e quindi praticamente avete escogitato questa modalità di affiancamento del docente tecnico esperto al docente curriculare. Ce lo può spiegare? Sì, allora, poi abbiamo dovuto, dico sempre abbiamo, che vado sempre al plurale, perché certo, il dirigente da solo non fa mai nulla, abbiamo cercato di capire cosa dovevamo fare, perché per 200 alunni completamente dispersi, questi alunni evasori, li abbiamo contattati e abbiamo fatto, insieme a uno psicologo, insieme ai servizi sociali e a un pedagogista, un riorientamento.
cosa vuoi, cosa cerchi di fare nella vita, perché non vieni a scuola. E di questi 200 alunni siamo riusciti a reclutare 60 alunni, di cui 20 hanno fatto poi il percorso come estetista e altri 40 operatore informatico. All'inizio non è stato semplice perché questi non erano abituati a stare in classe, ad ascoltare le lezioni, quindi abbiamo tolto i banchi, abbiamo tolto la cattedra e abbiamo messo tutte strutture di lavoro pratico. Le estetiste facevano, che ne so, le unghie, tutte le attività. E accanto a questi attori professionalizzanti c'erano i docenti di base. Di base, di disciplina. Quindi un po' alla volta veniva insegnato loro le discipline di base, matematica, italiano, inglese, chimica, in modo, diciamo così, indiretto. E quindi abbiamo aspettato che loro si appassionassero alla scuola, a quello che facevano, per poi far capire loro che l'ora di italiano e di matematica era indispensabile. Lei, un'ultima domanda, ha anche detto che oltre alla parrocchia e alla scuola questi ragazzi hanno pochissimo. Quindi non vi sentite coinvolte in un progetto integrato a livello di istituzioni, di terzo settore, a livello territoriale? No, allora io posso dire che prima e dopo la scuola, intorno alla scuola non c'è praticamente nulla in questi territori di periferia, quindi si rende necessario l'intervento di tutte le forze sociali, il terzo settore, lo Stato, il governo, che deve prendersi carico del problema, perché altrimenti ci ritroveremo da 10 anni ad affrontare lo stesso problema, magari anche se non peggiorato. Deve essere praticamente un discorso di intervento integrato tra le diverse forze del territorio, in modo tale che quello che noi facciamo a scuola, finché non venga disperso, venga accolto in altre strutture, magari coinvolgendo anche le famiglie, perché molti genitori non hanno capacità genitoriale, quindi dobbiamo guidarli a diventare, perché molto spesso i genitori si sentono un po' anche docenti, no? Quindi intervengono nella docenza, ma non hanno ben compreso il loro ruolo, deve essere ben distinto, e quindi credo questi genitori, oltretutto anche molto giovani, giovanissimi, devono essere guidati in questo percorso e portati alla loro efficace genitorialità. Anche attraverso la scuola? Certo, soprattutto attraverso la scuola. Noi abbiamo anche cercato di coinvolgere qualche genitore disponibile, quei genitori che stanno sempre fuori le scuole a criticare i docenti. Abbiamo cercato di portarli dentro, di farli vivere la scuola all'interno, per vedere quanto è difficile mantenere per esempio una classe turbolenta, quanto è difficile insegnare alcune discipline e invece quanto noi abbiamo bisogno anche del loro aiuto. Bene, la ringraziamo, dirigente. Prego, grazie a lei.